Un Francavilla cinico vince per 3-1 l'anticipo della settima giornata contro l'Agnonese, che paga un primo tempo distratto. Al Valle Anzura di Francavilla arriva la squadra molisana del tecnico Foglia Manzillo, che per la sfida odierna deve fare a meno degli infortunati Litterio e Ricciardo, ma ritrova Niang mandandolo in campo subito dal primo minuto. Il Francavilla invece vuole riprendere a fare punti dopo la sconfitta con onore a Cesena per non perdere la scia delle grandi, e si schiera in campo con il collaudato 4-3-3 con il fantasista Banegas e Ciciriello a sostegno dell'ex Vispesaro Cruz. Dirige il fischietto napoletano Domenico Mirabella. Il primo squillo dell'incontro è di marca ospite con il numero 7 De Simone, che dai 30 metri conclude di destro con il tiro che finisce al lato della porta difesa da Spataro. Ma il Villace e su azione seguente va al tiro con Palumbo dopo la sponda di Cruz, ma la conclusione è da dimenticare. La partita risulta molto maschia nei primi 20 minuti, ma il Francavilla c'è e fa le prove generali con il gol al 20esimo, con Cruz che direttamente da calcio di punizione sfiora il gol che i giallorossi di casa trovano due minuti più tardi con Palumbo, che servito genialmente da Cruz salta il diretto avversario Carrieri e a tu per tu con Venturini lo trafigge per il vantaggio giallorosso. Prima della mezz'ora il tecnico campano dell'Agnonese perde il già claudicante Niang e lo rimpiazza con il classe 2000 Gentile. L'Agnonese accusa il colpo e non riesce più ad essere aggressiva come nei primi minuti, e sul finire del primo tempo incassa il gol del raddoppio abruzzese, d'azione d'angolo giocato corto e Banegas a pennellare un traversone al bacio per Cruz. L'ariete argentino di testa incrocia la palla nell'angolino dove l'incolpevole Venturini non può arrivare. La ripresa si apre subito con un cambio nelle fila molisane con Carrieri, che lascia il campo al numero 20 La Forgia, che va a posizionarsi al centro dell'attacco passando così al 4-3-3. Così come nel primo tempo l'Agnonese è subito aggressiva e va vicino a dimezzare lo svantaggio al sesto minuto con una conclusione ravvicinata dopo una mischia da calcio d'angolo che esalta i riflessi di Spataro, bravo anche a trattenere la sfera. Ma il gol è nell'aria e arriva puntualmente all'undicesimo minuto con Antonelli, che finalizza l'assist di Page, su cui grava l'errore in disimpegno di Alessandro Di Rienzo. Nel giro di tre minuti Rachini effettua i primi cambi. Al 19esimo richiama l'autore del primo gol Palumbo per dipinto e al 23esimo sostituisce Ciciriello con Di Costa, dando più sostanza al centrocampo, ma è al 27esimo che il Villa potrebbe chiudere la pratica agnonese, ma il colpo di testa di Mele non inquadra la porta su angolo di Banegas. Nell'ultimo quarto d'ora il Villa subisce in alcuni tratti la pressione dei molisani. E così al 36esimo mister Rachini richiama in panchina uno sfinito Cruz per Sanchez e Banegas per Cafiero, ma il Villa non riesce ad uscire dalla propria metà campo e così con le ultime forze rimaste ci prova per l'Agnonese anche Cassese, ma il suo tiro non inquadra di molto la porta. Lo stesso Cassese viene poi espulso al 49esimo per fallo su De Costanzo, pronto a concludere in rete dopo l'uscita maldestra di Venturini, e il signor Mirabella assegna il calcio di rigore. Dalla battuta si incarica lo stesso De Costanzo, che va a festeggiare la rete del 3-1 con i compagni in panchina. Adesso per le due squadre testa al turno infrasettimanale di mercoledì. Il Villa farà visita al Castelfidardo, mentre per l'Agnonese arriva il Matelica. Mister Rachini, un secondo tempo difficile per la sua squadra. L'importante era quel gol del 3-1, anche se è arrivato sul fine della partita, però un primo tempo dominato. Sì, abbiamo fatto molto bene il primo tempo, siamo andati con il doppio vantaggio negli spogliatoi, però nel calcio purtroppo le partite non sono mai finite, l'avevo anche ne avevo parlato con la squadra, le partite basta prendere un gol e riaprire il tutto. Infatti poi siamo rientrati un pochettino non concentrati con il primo tempo, abbiamo subito il gol del 2-1, però poi mi è piaciuta, diciamo, la capacità di ricompattarsi di tutta la squadra e di portare a casa un risultato importante contro una squadra ostica. Ma sì, le partite sono tutte da giocare, tutte difficili, anche oggi l'è stato, e quindi alla fine con intelligenza abbiamo vinto e sono contento, guardiamo avanti con fiducia. Ovviamente mercoledì si va su un altro campo difficile perché, ripeto, è un campionato veramente livellato, quindi partite facili non ce ne sono, però con lo spirito di questa squadra penso che si può arrivare lontano. È mancato il primo tempo, l'analisi è perfetta, ci eravamo messi con una disposizione nuova, però è stata interpretata malissimo sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista soprattutto di atteggiamento, perché poi il modulo lascia il tempo che trova, se l'atteggiamento è giusto tutti i moduli sono buoni. Nel secondo tempo all'intervallo, insomma, forse abbiamo capito che stavamo facendo una brutta figura, quindi siamo entrati con un piglio diverso,
forse anche complice il cambio tattico, secondo me la partita è cambiata. Abbiamo fatto 2-1 subito, abbiamo creato anche i presupposti per un pareggio che sembrava insperato dopo i primi 45 minuti. Sostanzialmente per il risultato mi sembra di dire che sia giusto, anche e soprattutto in virtù del primo tempo. Sì, diciamo che noi adesso in casa per 2 mesi non giocheremo, perché il campo è da ieri che hanno messo mano, ce n'era bisogno, però bisogna capire che questa squadra deve fare una vera e propria impresa, perché o giochiamo fuori casa o giochiamo a campo neutro. Arriva il Matelica, dopo il Matelica ci sarà Forlì, San Giustesi, abbiamo appena giocato con l'Avezzano. È anche un calendario che non ci è proprio amico, però devo dire la verità, se giochiamo con l'atteggiamento di domenica scorsa e con il secondo tempo, io non credo che il Matelica possa essere troppo contento e possa dormire sonni tranquilli. Sicuramente se vincerà, vincerà perché avrà fatto una grande prestazione, noi non regaliamo niente.